Questo è l'imprendipromotore, quando il consulente finanziario diventa imprenditore. Oggi la quota del risparmio gestito dai consulenti finanziari in Italia rappresenta il 15%. Sono numeri importanti, numeri in crescita rispetto a qualche anno fa, però se andiamo a vedere la crescita delle masse e la correliamo con la crescita del numero di clienti, scopriamo una cosa che anche questa è abbastanza diciamo controintuitiva, che però è la realtà, che sono aumentate in realtà c'è stata una crescita diciamo in termini di quota di mercato, share of wallet, cioè vuol dire che il numero di clienti che ha investito con i consulenti finanziari, cioè il denaro che i clienti hanno investito con i consulenti finanziari, è superiore al numero di quelli dei clienti. Scopri le strategie più efficaci per poter migliorare il tuo business e la tua impresa di consulente finanziario. Questo è l'imprendipromotore con Enrico Florentino. Ciao e grazie per aver deciso quest'oggi di stare in mia compagnia ascoltando la puntata numero 34 dell'Imprendipromotore Podcast. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di cominciare questo episodio, prenditi un momento per iscriverti a questo podcast e se ti va, lascia una recensione. Le tue recensioni per me sono importantissime per continuare a offrirti contenuti di valore per migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. La puntata di quest'oggi è offerta dalla Imprendi Promotore Academy, la prima academy italiana dedicata interamente allo sviluppo dell'imprenditorialità dei consulenti finanziari. Se vuoi far crescere la tua impresa di consulenza finanziaria, la Imprendi Promotore Academy sarà in grado di fornirti tutti i supporti per far crescere il tuo business. Per info e per iscriverti alla lista d'attesa, digita www.imprendipromotore.it/academy. Ripeto, www.imprendipromotore.it/academy. Academy scritto con una C e con la Y finale. Il mondo della consulenza finanziaria sta incontrando nuove sfide. MiFID 2, FinTech, intelligenza artificiale, nuovi player che si affacciano sul mercato. La puntata di quest'oggi vuole proprio fare il punto su quello che è lo stato dell'arte della professione e come sarà il consulente finanziario che verrà, con un ospite che studia ormai da molto tempo il mondo della consulenza finanziaria e lo fa attraverso uno strumento fondamentale, quale la ricerca ed analisi di mercato. Oggi, ospite della puntata odierna dell'Imprendi Promotore Podcast, c'è Nicola Ronchetti, fondatore e amministratore delegato di Finer, il primo think tank italiano con sede a Milano e a Londra, che coniuga ricerche di mercato in ambito finanziario ed economico con una particolare attenzione alla humanities, al capitale umano e con un collegamento con il mondo accademico. Benvenuto Nicola all'Imprendi Promotore Podcast e grazie per la tua disponibilità a condividere con noi quest'oggi la tua storia professionale e la tua esperienza maturata con questa specifica nicchia di mercato. Grazie dell'invito e complimenti a te, perché oltre a essere un docente, sei un docente, credo che abbia messo in pratica, no, i principi dell'imprenditorialità. Mi sembra che stai facendo delle cose molto belle. Ti vedo, ti leggo, ti vedo fisicamente ai convegni, a ANASF, e ti leggo su LinkedIn e poi ho letto il tuo libro, insomma. Quindi complimenti. Anch'io sono un imprenditore tardivo anch'io, perché all'alba dei 55 anni ho fatto il mio sogno, ho creato la mia società, la mia azienda, che come dicevi tu ho fatto della mia passione il mio lavoro e quindi ho creato, ho portato la mia esperienza nel mondo. Grande ascoltatore, cioè noi ricercatori facciamo domande tipicamente, quindi questa volta mi trovo in imbarazzo nel dover fare risposte, non scherzando. No, assolutamente, anzi ti ringrazio veramente moltissimo, sono convinto che da questa puntata i consulenti finanziari che sono in ascolto e che sono affezionati all'Imprendi Promotore Podcast potranno sicuramente ricavare molte suggestioni e molti stimoli. Senti, proprio perché hai deciso di diventare imprenditore anche tu, facendo una scelta radicale anche di campo, mi farebbe molto piacere che prima di cominciare a chiederti un po' di cose legate a
al tema della consulenza finanziaria, che peraltro tu osservi veramente da una postazione privilegiata, e mi piacerebbe che spiegassi ai nostri ascoltatori come nasce Finer e soprattutto che cosa fa Finer nello specifico. Ma io mi occupo di ricerca di mercato da 30 anni, ho iniziato come tutti i ricercatori di mercato in grandi società, e come tutti i ricercatori, quasi tutti i ricercatori di mercato, si inizia facendo ricerca nel largo consumo. Quindi i miei clienti erano Procter, anche si facevano i test sui detersivi. Nel 1992 sono stato folgorato dalla finanza, nel senso che all'epoca c'erano i primi fondi comuni di investimento, c'era il mitico Davide Corritore, che era amministratore delegato di Deutsche Bank Fondo. Iniziamo a fare le prime interviste, e quando dovevamo intervistare gli investitori dovevamo specificare che quando parlavamo di fondo intendevamo fondo comune di investimento, era un appezzamento di terra, questo per dire il livello. E alla fine degli anni 90 ho realizzato la prima ricerca su quelli che allora erano i promotori finanziari, che era una categoria professionale che mi ha sempre affascinato perché mettevano al centro del loro lavoro la loro faccia, la loro personalità, la loro professionalità. E devo dire che però in quegli anni i promotori finanziari erano abbastanza dileggiati, non erano valorizzati, rispettati, come invece poi il tempo ha dato ragione. Erano gli anni in cui veramente venivano considerati poco più che dei venditori di assalto, erano gli anni in cui le banche erano dei sancta santorum, e la storia poi ci ha fatto vedere come in realtà oggi i rapporti si siano completamente rovesciati. Le reti di consulenti finanziari salvano i conti, le trimestrali dei grandi gruppi bancari. La notizia di pochi giorni fa, che Unicredit ha ceduto una cifra esorbitante, ma assolutamente in linea con il valore di mercato, il pezzo forte che è Fineco, ha ceduto perché ha una valorizzazione molto alta, 17%, credo sia stato ceduto a circa un miliardo di euro, cifre impensabili se penso quando gli amministratori delegati poco visionari si vendevano, svendevano le reti. Mi viene in mente BNL Investimenti, no? Ceduta ad Allianz, adesso BNL si sta ricostruendo. Quindi è una storia molto bella, io sono molto appassionato, e forse mi sento anch'io un po' consulente finanziario, anche se non vendo, se non faccio pianificazione finanziaria. Senti, ma oggi, prima di cominciare proprio anche a entrare nel merito, di quanto tu mi stai dicendo mi fa venire in mente una domanda, cioè tutto il tema tecnologico in qualche modo, e quindi la possibilità di accedere in maniera molto più veloce, molto più rapida ai dati, come ha cambiato anche il modo di fare ricerca e di fare analisi, in questo caso di fare ricerca di mercato e fare analisi di mercato? Guarda, il settore delle ricerche di mercato è in profonda crisi. Io sono scappato da una multinazionale che è in grossissima difficoltà, notizia, ha ceduto il ramo d'azienda a un fondo di private equity, perché il mondo è cambiato e i grandi gruppi multinazionali non hanno classici. Sta succedendo nel mondo delle ricerche di mercato quello che sta succedendo nel mondo delle banche: non hanno saputo cogliere in tempo il cambiamento, e quindi si sono trovati come competitor, dei competitor non convenzionali, no? Google, vuol dire, se uno vuole avere delle informazioni su quanti italiani hanno una carta di credito, non c'è bisogno di fare una ricerca, sono informazioni che si trovano su Google. E quindi questi grandi gruppi multinazionali hanno lasciato sul terreno molte posizioni, stanno cercando di cavalcare il digitale, ma con grandissimo ritardo, e soprattutto proponendo prodotti standardizzati e quindi andando non customizzandoli per i clienti. E la domanda che tu mi farai è: ecco, hai capito, ma tu perché allora in questo momento hai aperto una società, e posso dire un anno e mezzo è stato un anno, una società che abbiamo chiuso il primo bilancio con risultati che vanno molto al di là delle aspettative, perché è esattamente come avviene nel mondo dei consulenti finanziari. Il digitale è fondamentale, come dicevo, se vuoi avere informazioni su milioni di italiani, americani, su delle informazioni basic, le trovi gratis su internet o con delle spese minime. Puoi usare i big data, su quello poi dovremmo aprire una parentesi, perché poi pochissimi li sanno usare oggettivamente. Però dall'altro lato, e qua viene la ragione di Finer, che è parallela alla storia dei consulenti finanziari, dall'altro lato c'è un certo tipo di analisi, un certo tipo di ricerche devono essere fatte ancora con modalità artigianale. Ti racconto la storia di Finer. Noi, quando abbiamo aperto Finer, che infatti ha nel suo DNA anche una componente digitale, abbiamo detto: benissimo,
Noi le nostre interviste, noi facciamo circa 10.000 interviste all'anno, consulenti finanziari, private banker e gestori bancari, facciamo interviste telefoniche, come si faceva una volta, no? Si va dalle intervistatrici, si fa il briefing, abbiamo un centro telefonico nel centro di Milano, super efficiente, con i vecchi sistemi. E l'alternativa era quella di fare una community, magari collegata con un'app, però il tasso di risposta e il coinvolgimento di risposta di un consulente finanziario nel rispondere a un questionario che dura magari 25 minuti è bassissimo. Allora, è chiaro che la tecnologia è fondamentale. Se devo fare, chiedere 3 domande prima delle elezioni europee, in vento, o dopo una convention, prima di una convention, ma se devo andare a chiedere a un consulente finanziario cosa ne pensa della sua mandante, del suo lavoro, del futuro dei suoi clienti, del rapporto con le società di gestione del risparmio, io devo avere un'expertise di 20 o 30 anni, e questo è il minimo sindacale, ma devo passare ogni giorno della mia settimana ad ascoltare i consulenti finanziari, amministratori delegati di reti, perché ogni giorno questo mercato cambia. Nessun algoritmo, nessuna intelligenza artificiale è in grado di fare il lavoro, senza falsa modestia, che facciamo noi, che faccio io e i miei colleghi, che è mosso evidentemente da passione, perché voglio dire, io da quando faccio l'imprenditore sono felicissimo, mi sono tolto un po' di soddisfazioni, però devo anche dire che lavoro molto di più, ma il lavoro non mi pesa. Cioè, l'altro ieri ho finito, perché poi scrivo le mail durante la notte, alle 2 di notte finito l'ultima mail, siccome non è carino mandare le mail le 2 notte ai clienti, le tengo in posta in bozza e poi la mattina alle 7 le mando, che è già presto, e ho preso un treno all'appunto, sono svegliato presto per andare a una convention che mi è molto emozionato. Quindi il digitale è fondamentale, questo lo dicono tutti, non dico nulla di nuovo, il digitale è fondamentale e servirà nel mondo delle reti, dei consulenti finanziari, probabilmente per servire a quella fascia di clienti che diciamo che ha esigenze, ma anche dei portafogli più piccoli, cioè cliente da 10.000 euro, da 5.000 euro, e dall'altro lato però consentirà invece ai consulenti finanziari più grossi di liberare tempo, invece che passare il tempo con scartoffie alle varie, andare a trovare clienti e ascoltare. Questo lo dicono tutti, ma io lo sto sperimentando nel mio lavoro, quindi, ma è così per tutti i settori, eh? Non illudiamoci che il settore della distribuzione, pensate a Amazon, pensate, cioè quando compri una commodity te la compri su Amazon, quando devi comprare una macchina o una casa non te la compri su Amazon, a pace di chi magari con grande successo tra qualche anno sta cercando di entrare in questo settore. Certo, certamente, l'interazione umana è paradossale, ma più si va verso il digitale e più poi in realtà c'è bisogno proprio anche di relazionarsi de visu anche con le persone. Senti, mi farebbe piacere con te poter fare il punto della situazione, lo stato dell'arte, come dicevo in premessa di questa puntata del podcast, sul tema della consulenza finanziaria qui in Italia. Il tuo osservatorio, come dicevo prima, è un osservatorio privilegiato. Allora, vogliamo fare un po' il punto della situazione. Qual è il tuo punto di vista sulla professione di consulente finanziario? Prima, appena hai cominciato a raccontare di te, dicevi appunto di quanto si sono creati dei corsi e ricorsi storici, no? Unicredit che vende uno dei suoi gioielli di famiglia più importanti con una valorizzazione molto, molto rilevante, quale appunto la vendita di Fineco. Prima invece si parlava di BNL Investimenti ceduta ad Allianz Bank. Insomma, sembra quasi che ciclicamente le cose ritornino, ma ritornino in maniera differente. Cioè, com'è il punto di vista di Nicola Ronchetti in questo momento sulla consulenza finanziaria? Dobbiamo prendercela un po' lontana e io penso che partiamo da qualche numero. Allora, in Italia oggi abbiamo 4.200.000 euro malcontati clienti dei consulenti finanziari. Oggi la quota del risparmio gestito dei consulenti finanziari in Italia rappresenta il 15%. Sono numeri importanti, numeri in crescita. Rispetto a qualche anno fa, però se andiamo a vedere la crescita delle masse e la correliamo con la crescita del numero di clienti, scopriamo una cosa che anche questa è abbastanza diciamo controintuitiva, che però è la realtà, che sono aumentate in realtà c'è stata una crescita diciamo in termini di quota di mercato, share of wallet, cioè vuol dire che il numero di clienti che
che ha investito con i consulenti finanziari, cioè il denaro che i clienti hanno investito con i consulenti finanziari è superiore al numero di quelli dei clienti. Quindi hanno aumentato, perché il modello di servizio dei consulenti finanziari, per chi li conosce, è decisamente superiore, no, a quello delle banche tradizionali. E questo è un dato di fatto. Però 4 milioni e 2 sono pochissimi, cioè il 15%, va bene che qualche anno fa eravamo al 10%, siamo cresciuti al 50%, però c'è un enorme potenziale, diciamo, che non è servito dai consulenti finanziari. Parte di questo potenziale, secondo me, non potrà neanche nel futuro, almeno con gli attuali modelli, probabilmente col digitale, con delle reti più digitalizzate, essere servito da un consulente finanziario, perché non se lo potrà pagare. L'altra, c'è ancora però un potenziale che secondo me sono circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di clienti che, se scoprissero i vantaggi e anche la qualità del servizio del consulente finanziario, non avrebbero due minuti di non sarebbero pensarci due minuti. Questo è un dato di fatto. Perché non si cresce così tanto? E qui ci sono dei temi, anche qui non dico nulla di nuovo, c'è un tema di... che i consulenti finanziari ogni anno hanno un anno in più, e questo io continuo a dirlo, ma non c'è ricambio generazionale, questo è un dato di fatto, ma non c'è ricambio generazionale non tanto perché, anche perché il mondo dei consulenti finanziari è un mondo abbastanza chiuso, oggi se non hai un portafoglio di qualche decina di migliaia di euro, milioni di euro, insomma è difficile, oggi il portafoglio medio è intorno, credo, superiore ai 20-25 milioni di euro, una volta un consulente finanziario con 5-10 milioni di euro riusciva tranquillamente a rimunerare la sua attività e valorizzare il suo servizio. Quindi c'è una concentrazione sui grossi portafogli, c'è una riduzione dei margini, e questo fa sì che riduzione dei margini certamente non dovuta al MiFID 2, ma è dovuta alla complessità del mercato, alla volatilità, al fatto che ci sono più concorrenti, al fatto che comunque non ci sono, come dire, rente di posizione, non ci sono, quindi il mercato, tutto questo i consulenti lo sanno benissimo, non c'è bisogno che lo dica io. È un dato di fatto però che oggi questo mercato, cioè tra 20 anni, rischiamo che i consulenti finanziari e ovviamente noi con loro facciamo la fine dei dinosauri, no? Quindi c'è un tema di enorme, cioè da un lato abbiamo un potenziale incredibile di una figura professionale unica che soddisfa, abbiamo dei livelli di soddisfazione dei clienti seguiti dai consulenti finanziari che sono il doppio rispetto a quello di qualsiasi altro referente per gli investimenti. Quindi parte di questa, la mancanza, diciamo, di rigenerazione di questa categoria è in parte ascrivibile agli stessi professionisti, che come tutti i professionisti di alto livello, dai notai, i ricercatori, cerchiamo di fare sistema, di proteggere, no, il nostro orticello. Questo fa parte dell'uomo, noi che facciamo entrare l'ultimo dei neolaureati, ma lo facciamo in modo inconscio, la nostra professionalità è la barriera all'ingresso di altri. Dall'altro è indubbio che ci sia anche una responsabilità da parte delle mandanti, delle reti. Qui vengo a un discorso, secondo me, un po' spinoso, anche perché non dimentichiamoci che le banche, non mi devo dimenticare che le banche e le reti sono i miei clienti, quindi non vorrei mancare, però è un dato di fatto che, con qualche eccezione, ce ne sono, devo dire, più tra le reti dei consulenti finanziari che non tra le banche, però anche nelle banche, i manager che hanno una visione a lungo termine sono pochissimi, pochissimi. Io nelle banche potrebbero starcene, potrei usare una sola mano, e nelle reti due. Ecco, voglio dire, ecco, stiamo parlando veramente, se pensiamo a quante banche ci sono e quante reti ci sono, è inutile dirlo, la logica della trimestrale, della società quotata, porta i manager meno impavidi, cioè più timorosi, meno visionari, per non dire qualcuno magari con interessi personali a breve termine, cioè quello di portare a casa ogni anno risultati sul conto economico, che poi hanno un impatto anche evidentemente personale, che però non hanno una visione di lungo termine. Ecco, l'imprenditore, tutti noi sappiamo che l'imprenditore ha una visione che non è la visione trimestrale, anche l'imprenditore che è quotato. Allora, ben vengano i manager illuminati, ci sono due esempi che sono estremi, non voglio citarli ma tutti capiranno, di una rete di consulenti finanziari che è governata egregiamente, parlano di numeri di borsa, parlano di multipli, parlano di valorizzazione, da un manager che ha una visione, che ha un'intelligenza, e ci sono altre reti di uguale successo, cioè in realtà di reti governate da manager ce ne sono tre o quattro, adesso lettura, perché
sono, e poi ce ne sono altre che sono governate da fondatori, che sono di fatto degli imprenditori che stanno studiando il passaggio generazionale o con giovani manager interni o con membri della famiglia. Ecco, queste realtà sono realtà che possono avere un futuro, una realtà dove arriva a capo di una banca un manager che sa benissimo che dopo 2 anni, 3 anni andrà in un'altra banca a fare danni, cercherà di ottenere il massimo nell'anno, nei 2 anni. Sono realtà che purtroppo non avranno vita molto, molto lunga, con buona pace degli azionisti, tutti gli stakeholder, dipendenti e clienti. Quindi è un tema veramente molto importante e io credo che i consulenti finanziari rappresentano veramente un baluardo di eccellenza che va salvaguardato. In questo senso, per tornare alla tua domanda, le reti devono cominciare a pensare a, come dire, a creare, a inserire nuovi giovani. Il tema degli studi, delle associazioni, che le reti vedono sostanzialmente con fumo negli occhi per ovvi motivi, perché poi temono di essere disintermediati, potrebbe essere, adesso non so come si risolverà, essere una buona soluzione, perché molto spesso i consulenti finanziari che noi intervistiamo ci dicono: abbiamo un sacco di manager sopra di noi, però poi non ci danno le persone che ci aiutano alla base, quindi dobbiamo passare magari sabato e domenica a fare cose che invece un ragazzo se facesse durante il giorno potrebbe toglierci a noi un sacco di burocrazia, e poi potrebbe cominciare a crescere un giovane di bottega. Tutti i grandi artisti nascono nelle grandi botteghe. Assolutamente, assolutamente, ma è quello che peraltro accade in tantissime altre libere professioni, dove il praticantato, che peraltro esisteva una volta nel mondo dei consulenti finanziari, poi è stato messo da parte, in realtà potrebbe veramente dare l'opportunità di far avvicinare anche le nuove generazioni a un mestiere, a una professione, che sono assolutamente interessanti. Alcuni indicano nella possibilità, cosa che peraltro nel settore assicurativo esiste già, di poter conferire mandato anche a delle società di persone, anche di capitali in questo caso, ma come correttamente dicevi anche tu, la ritrosia e le remore sono appunto legate e da un lato al tema della disintermediazione, dall'altro lato anche probabilmente che e questa ovviamente la mia è una generalizzazione, ma forse fa più comodo anche il divide et impera del fatto di avere singoli e non di avere persone che, una volta che si sono messe insieme, in realtà potrebbero avere e sviluppare anche del potenziale che a mio modo di vedere è molto importante. Infatti, da questo punto di vista, credo che, e qui non, mi trovi perfettamente d'accordo su quanto dicevi tu, qua dipende probabilmente dalla visione di chi sta sopra, perché se è una visione di medio e lungo periodo, penso che non abbia assolutamente difficoltà ad immaginare anche che la società debba prosperare, ma questo è tipico degli imprenditori, oltre anche la vita professionale o biologica stessa anche dei fondatori, voglio dire, ma proprio perché si ha una visione, e anche perché soprattutto questo è anche il ruolo sociale di una società o di un'impresa, no? Che è quello di generare ricchezza per tutti i portatori di interesse, no? che ruotano intorno. Senti, c'è un altro tema che è veramente un tema cosiddetto disruptive, no? Che è il tema della MiFID 2. MiFID 2 sta di fatto portando un settore che godeva di un'anomalia positiva. Io spesso durante le mie giornate di formazione, nei miei articoli, racconto che prima di MiFID 2 il settore godeva sicuramente di un'anomalia positiva, quella di avere ritorni molto, molto interessanti, molto importanti, e devo dire anche talvolta ha goduto anche di una certa rendita di posizione derivante proprio da questa asimmetria informativa tra l'industria e il mercato. MiFID 2 invece sta togliendo un po' di opacità a questa cosa, e quindi farà anche emergere, io ritengo, veramente la professionalità di quei consulenti finanziari, non di tutti, parliamoci chiaro, ma di quei consulenti finanziari che più di altri hanno deciso di investire su loro stessi in termini di competenze organizzative, in termini di competenze relazionali, insomma in termini di competenze imprenditoriali. E anche qui vorrei chiederti un'opinione, no? Qual è il tuo punto di vista? Che tipo di impatto in questo momento tu stai registrando attraverso le tue ricerche sul settore relativo appunto al tema disruptive di MiFID 2? Parto con degli esempi. Quando pochi fortunati entrano nel concessionario di una Porsche,
di Porsche, si comprano una 911 4S, la pagano 150.000 euro. Quando un altrettanto fortunato cliente entra in un ristorante con 3 stelle, e, sapendo che probabilmente pagherà un conto che può variare dai 200-500 euro a persona, quando un cliente entra in un supermercato e compra un prodotto della Ferrero, che è la prima azienda italiana per reputation in Italia, secondo te, secondo voi, si pone il problema di quanto costa il barattolo di Nutella, quanto la Porsche che io pago 150.000 euro è costata all'azienda? Allora, il tema di MiFID 2 è un tema, Dio la benedica perché ci sta dando lavoro a tutti da 2 anni, però è un falso problema, nel senso che, allora, se io compro una macchina, se io compro una Porsche e la pago 150.000 euro e dopo 20 km mi si impianta, non comprerò mai più una macchina, voglio essere rimborsato. Se compro una Nutella e sto male, non la compro più. Se ho un consulente finanziario a cui do i miei soldi e questi soldi me li fa perdere o scappa con la cassa, non lo userò più. Adesso, ovviamente, questo è un paradosso. Quindi MiFID 2 va benissimo, benvenuta per mille motivi. È l'occasione per fare ordine e pulizia in un mercato, ma attenzione, il mercato, magari gli altri settori, avvocati, notai, certificatori, voglio dire, mi fermo, tutti sono molto meno regolati del mondo della consulenza finanziaria, quindi ancora una volta il mondo della consulenza finanziaria è 3 spanne avanti rispetto alle altre categorie professionali. MiFID 2 fa ordine, mette ordine, è un'occasione, se io penso alle ore che le aziende, le mandanti, le banche, il personale investito hanno bruciato, ha consentito di bruciare una cifra che da sola avrebbe potuto rappresentare veramente un rendimento anche per i loro clienti, ma ci sta, siamo in un contesto europeo, c'è la normativa, questa normativa va applicata, rispettata, credo che sia un'ottima occasione. Io per esempio ho visto, ho cominciato a vedere, a sentire i primi rendiconti MiFID, ho apprezzato molto una rete, che qui non faccio nomi, che prima di far vedere i costi fa una tutta una serie di descrizioni di chi è la rete con cui la tua banca a cui hai dato i soldi, la tua rete, chi siamo, il curriculum del tuo consulente finanziario per far capire chi è, chi non è, da dove viene, non è l'ultimo scappato di casa, le certificazioni, le ore di formazione, cosa ha fatto per te questo consulente finanziario, perché il fatto che il sabato tu, il tuo consulente finanziario, se hai bisogno, ti risponde alle 2 di notte, ecco, non è come la banca che voglio dire a un certo ora rimani chiuso nel tornello. Queste cose hanno un valore, hanno un prezzo. È chiaro che ci sarà chi, tra virgolette, ha la coscienza un pochino più sporca, ma non è tanto coscienza sporca, cioè che in qualche modo si è un pochino più, e parlo degli azionisti, non certamente dei consulenti finanziari, si è un pochino più arricchito, ma questo fa parte di tutti. So, adesso io ho fatto l'esempio della Porsche, vorrei essere azionista della Porsche, è una delle poche macchine, ma i beni del lusso e quelli che sono più, come dire, più dove c'è maggior valore aggiunto, i margini si fanno e nessuno si lamenta. Quindi il tema non è il tema dei costi, ma è il tema della qualità di servizio. Certamente se io costo tanto e performo male, ho un problema, ma secondo me tutti gli altri consulenti finanziari non avranno difficoltà. È chiaro che tutte le ricerche che facciamo noi le facciamo ormai da 2 anni, alla domanda, ma se i costi fossero superiori alle sue aspettative, lascerebbe il consulente finanziario? È evidente che 1 su 2 ti dice di sì, non potremmo aspettarci risposte diverse. Vanno affrontati, secondo me, MiFID avrà un impatto che dipenderà dalla modalità con cui verrà comunicata la comunicazione ex post, la comunicazione ex ante andata. Adesso ci sono le prime comunicazioni ex post, ora di diciamo settembre-ottobre le avremo tutte, vedremo, però io mi sento più tranquillo rispetto all'inizio, mi sento più tranquillo ascoltando i clienti e i consulenti finanziari. Certo, ma quando mi citavi Porsche eccetera, uno degli esempi che porto molto spesso è anche legato al fatto che un professionista che è credibile, autorevole, io preferirei essere definito costoso piuttosto che caro, no? Perché costoso è la bottiglia di Don Perignon da 300 euro, caro invece è il litro di Tavernello a 20 esatto. euro. Magari potremmo giudicare se poterci permettere la bottiglia di
di Don Perignon a 300 euro, ma nessuno va a discutere il prezzo, appunto, della bottiglia di Don Perignon da questo punto di vista. Scusami, su questo esempio ti faccio solo, cioè, per mangiare pane e salame in mezzo a un prato, durante la festa degli alpini, a Milano c'è la festa degli alpini, il tavernello va benissimo. Certo. Occasione e target. Se devo invece brindare, non so, la quotazione della mia azienda o il fatto che ho raggiunto il budget, il Don Perignon, quindi anche lì l'esempio che tu hai fatto è perfetto, cioè differenti occasioni, differenti bisogni, differenti prezzi. Certo. Però devono essere corretti. E assolutamente, magari anche differenti interlocutori, che potrebbero essere anche blend tra essere umano e anche chiaramente piattaforme. Assolutamente. Senti, entriamo nel merito delle questioni lato consulenti finanziari. Allora, a Finer ho dato un'occhiata al vostro sito, ha due servizi di ricerca continuativa sui consulenti finanziari. Uno è denominato Explorer e l'altro Top Explorer. Cominciamo da CF Explorer. Quali sono le evidenze che emergono a distanza di un anno dalla partenza di MiFID 2, per esempio? E poi a questo punto ti chiedo anche in questo caso anche che cosa sta emergendo per quel che riguarda invece i consulenti finanziari top. Sì, allora la differenza tra i due pubblici di riferimento sono che CF Explorer intercetta gli oltre 25.000 consulenti finanziari che rappresentano, fammi dire, il consulente finanziario con un portafoglio medio e include anche ovviamente quelli che hanno portafogli sotto la media. È quello che noi potremmo definire la parte più importante dal punto di vista numerica. I consulenti finanziari top sono coloro all'interno dei consulenti finanziari che per entità del portafoglio, quindi parliamo di portafogli magari superiori a 50, 60, si può arrivare anche a 100 milioni di euro, per tipologia di cliente, quindi forte concentrazione di clienti definiti private, quindi con 500 milioni di euro e oltre, e per capacità di proporre servizi che non siano servizi di base, quindi sono consulenti finanziari che hanno in qualche modo una conoscenza, un'expertise, una formazione anche molto, molto più, probabilmente più approfondita, non necessariamente per età, perché chiaro che c'è una concentrazione dei consulenti finanziari più maturi, però ci sono anche dei giovani promettenti. Quindi sono due mondi diversi. Questi due mondi diversi le reti hanno garantito, questo è un dato di fatto, due suite diverse. Se tu pensi, adesso qua cito, abbiamo Mediolanum che ha il private banking, Allianz che ha la parte di private, Azimut che ha il wealth management, Fineco che ha il private banking, Fideura non li discrimina con una label, ma ogni rete ha all'interno una propria, come fossero appunto due, un'azienda nell'azienda. Ovviamente i primi rappresentano la maggior parte delle masse, quindi circa il 70% delle masse, i secondi, pur essendo sostanzialmente il 10%, rappresentano il 30% delle masse. Quindi sono anche lì due pubblici di riferimento diversi. Se andiamo a vedere le reazioni dei consulenti finanziari, mi riferisco ai dati del 2018, perché quelli del 2019 le ricerche partiranno a breve, ci dicono sostanzialmente il primo dato è che c'è una riduzione molto forte del numero di società di gestione con cui vogliono lavorare, cioè abbiamo assistito nell'ultima rilevazione a un abbattimento quasi del 30%. Questo è un elemento molto importante perché ha un impatto anche poi sull'offerta ai clienti. Cosa significa? Oggi, lo sappiamo benissimo, molte delle società che ho citato si sono fatte delle SGR, chi a Dublino, chi in Lussemburgo, dove i prodotti che tipicamente venivano dati, che venivano comprati alla carta, sono gestiti con deleghe di gestione, cioè la Fineco di turno, la Mediolanum di turno, cosa fanno? Creano delle SGR interne, comprano all'ingrosso prodotti di investimento dalle case terze, le più grandi, JP Morgan, MNG, BlackRock, Pictet, eccetera, eccetera, conferiscono a queste SGR dei mandati in delega, di fatto squizzano i costi e costruiscono dei prodotti che sono, come dire, tra virgolette, marchiati con il nome del distributore. Questo, al di là del tecnicismo, ha un impatto enorme, perché significa che il consulente finanziario, per sua stessa missione, dice che non è più in grado di fare cherry picking tra i fondi.
Cioè nel 2005, se non ricordo male, noi avevamo l'80% dei consulenti finanziari che diceva che andava alla carta, cioè si sceglieva il suo prodotto, il fondo XY della casa XY, e il 20% che seguiva l'indicazione della casa. Oggi i rapporti sono invertiti. E cosa significa? Che oggi la complessità dei mercati, la riduzione dei margini, la necessità di offrire consulenza di altissimo livello e la capacità di diversificare impongono al consulente finanziario di affidarsi di più alla propria mandante nella proposizione di soluzioni di investimento e non prodotti singoli. Questo cambia radicalmente il ruolo del consulente finanziario, che non può più e non deve più fare il piccolo chimico, ma deve fare, come disse il fondatore da poco mancato di Vanguard, deve essere, passo dei termini un po' brutale, deve essere proprio veramente quasi uno che frena il cliente quando vuole entrare nei mercati al massimo e frena una specie di portiere e frena il cliente quando vuole uscire ai minimi. Cioè, siccome è provato statisticamente che non esiste il guru, quello, a parte Warren Buffett, ma appunto ce n'è uno, non esiste e comunque Warren Buffett applica il principio fondamentale che è la duration, cioè stare sui mercati il più lungo possibile. Cioè è un tema di finanza comportamentale, ci sono fondi che hanno performato benissimo, che se vedete il track record dei singoli investitori hanno perso. Quindi, però questo è fondamentale, perché vuol dire togliere, secondo me, una funzione negativa, cioè che era positiva quando i mercati erano semplici, ma oggi togliere dalle mani del consulente finanziario, come dire, le boccette per fare il piccolo chimico è prima di tutto a vantaggio dello stesso consulente e secondo a vantaggio del cliente, perché i consulenti finanziari subiscono, per quanto siano più preparati, gli stessi bias che subiscono i clienti, perché passano la vita con i clienti, leggono. Allora, la vera regola è, benissimo, ovviamente devo avere una mandante che mi eroga prodotti di eccellenza, cioè è chiaro che do per scontato che, e non sempre è così, do per scontato che la mandante faccia il suo lavoro. Però, e questo è un aspetto secondo me basilare, un passaggio, cioè dal piccolo chimico al gestore di emozioni e di esperienze. Questo è, e tant'è che lo vedi anche tu, anche il tuo lavoro, probabilmente qualche anno fa sarebbe stato un lavoro impensabile, invece è un grande successo perché oggi si lavora sul tema delle emozioni, sul tema della comprensione del cliente. E questo è un primo passaggio. Il secondo passaggio è il rapporto con la mandante, perché è indubbio che è vero che i consulenti finanziari hanno creato tantissimo valore, molto, però bisogna capire quanta parte di questo valore è dato a loro e quanta parte è dato alla mandante. Quindi c'è un tema, all'ultima consulenza c'è una specie di riffa dove tutti gli amministratori delegati dicevano io offro il 30% ai miei consulenti, però questo è un altro tema che ha un impatto importante. E poi c'è il tema del digitale, che anche lì, come dicevi tu, dal punto di vista proprio della percezione, alcuni lo vivono bene, cioè nella serie, sanno benissimo che anche la migliore piattaforma non sarà mai in grado di sostituirli, quindi vivono sereni e tranquilli, altri meno, e sono probabilmente quelli che hanno più da perdere, perché sono probabilmente quelli che non sono ancora in grado di erogare un servizio e preferiscono appunto andare dal cliente anche per fargli firmare. Quindi secondo me stiamo assistendo a un cambiamento epocale per questi tre elementi. Primo, il tema del fatto che hanno più accesso ai prodotti, il tema che conterà sempre di più la professionalità in relazione col cliente, e terzo, il digitale che pervade tutti i settori. Certo. Senti, molto spesso legate alle emozioni c'è l'esperienza che il cliente fa, tanto è vero che ogni anno leggo con sempre grande attenzione il report che KPMG per esempio elabora proprio legato al tema della customer experience, dove c'è una diretta correlazione tra marginalità fondamentalmente ed esperienza e quantomeno di erogazione di un'esperienza ai clienti di altissimo livello. La cosa è abbastanza comprensibile perché nel momento in cui tu eroghi un'esperienza di altissimo livello, fai fare un'esperienza di altissimo livello ai clienti, diciamo che questi percepiscono il valore e conseguentemente sono anche disposti a pagarlo fondamentalmente questo tipo di valore. Ecco, dal punto di vista del consulente finanziario, quindi quale potrebbe essere secondo te in termini di customer experience la strada da intraprendere? Allora ti rispondo con un esempio, è capitato a me, mi si è rotto il mio iPhone cerco di farlo riparare, vado da MediaWorld. Qualità del servizio che tutti conoscono, cioè grande centro multimarca, me lo riparano, ci metto le mani dentro, ma il telefono non funziona. Avrei potuto comprare lì il mio nuovo iPhone, perché tu sai che iPhone costa uguale ovunque, no? Prezzo fisso. Certo. Che io vada dal
E invece vado in Piazza Liberty a Milano, dove c'è l'Apple Center, dove vengo accolto da un'assistenza fantastica. Beh, te la faccio breve, questi qui, questo ragazzo che tra l'altro è veramente brava, insomma, gente brava che sa che ti guarda negli occhi. Esco, ero andato per comprare un telefono che costava, non so, uno, e ne ho comprato uno che costava il doppio. Experience fantastica, questo ragazzo bravissimo. Ecco, come può il consulente finanziario trasferire queste experience? Qui recupero anche un dato molto interessante sulla reputazione. Il Reputation Institute fa tutti gli anni una ricerca sui marchi. E credo che intervisti, non mi sono abbastanza informato, essendo concorrente, però è molto forte questa ricerca, ha un grande impatto. Ho visto che al primo posto c'è Ferrari, al secondo posto Ferrero, e poi c'è, non faccio i nomi, ci sono 150 posizioni, l'ultimo posto è occupato da una banca, il terzultimo da Autostrade per l'Italia, e purtroppo la tragedia di Genova, Docet, il terzultimo da Facebook, quindi vuol dire, cioè, è veramente nel girone dei dannati questa banca, e la prima banca la troviamo al 110° posto. Perché dico questo? Perché io, parlando con i capi azienda, con i consulenti finanziari, dico: ma è possibile che il denaro, la gestione del denaro, che è una delle cose più belle, sia messa così in fondo? Io ricordo come fosse ieri, 30 anni fa, quando mi sono comprato, ho fatto il mio primo mutuo, mi ricordo una filiale del Credito Emiliano in via Andegari, cioè per me quel giorno lì è stato come il battesimo di mio figlio, il mio matrimonio, la mia laurea. Questo signore mi ha fatto realizzare un sogno, cioè mi ha consentito di comprare la mia casa. E, ecco, e io mi domando, ma perché non riusciamo, l'industria non riesce a trasferire? È chiaro che il denaro, una banconota di 10 euro equivale all'altra, non c'è, è una commodity, ma perché io non riesco a parlare di progetti invece che di gestione del denaro? Confrontandomi con persone veramente molto, non posso citarle perché non siamo giganti del settore, mi hanno detto: ma sai Nicola, io tutto il giorno mi occupo di queste cose, la sera quando vado a casa pensi che io mi metta lì a vedere il mio estratto conto? No, mi apro un bel libro, mi guardo la mia rivista se ho la passione delle auto, dello sci di montagna, eccetera eccetera. Quindi ecco, la vera sfida secondo me, ma è molto impossibile, è molto difficile, è riuscire a trasferire, e da lì l'esperienza, no? A trasferire l'esperienza che ognuno di noi ha col denaro, sia nella gestione sia per l'individuo che ha 10 milioni di euro nel network individuo, sia per la persona giovane che deve comprarsi la sua prima casa, trasferirgli un'emozione. Se si fa questo, si diventa tutti dei venditori di Porsche e non dei venditori di ferro che va un tanto al chilo. Dico Porsche per dire Nutella, potrei dire Apple, cioè prodotti, marchi che... poi ognuno può fare anche il personal brand, poi qua tu sei maestro su questo, cioè nel senso non è detto che io debba vendere per forza il prodotto della mia mandante, posso diventare io un prodotto, io consulente finanziario. Assolutamente. Allora a quel punto sei unico, cioè se io devo venire a fare un corso di formazione, vengo da te, non so quanti di consulentino ci sono. Allora questo è un tema, se ogni consulente finanziario riesce a trasferire queste emozioni ha fatto bene. Certo, certamente. Senti, siamo in chiusura di questa puntata e volevo farti un'ultima domanda. Allora, per Nicola Ronchetti, quale sarà il consulente finanziario che verrà? Sarà un consulente finanziario âgé, come me, quindi over 50, sopra 50 anni, che ama moltissimo la tecnologia, quindi me lo vedo con l'Apple Watch o con qualcosa di simile, sempre iperconnesso, che riesce a dialogare con tutte le generazioni, che ha fame, still hungry, still foolish, no? Anche a 55-60 anni, pensiamo appunto a Warren Buffett, quindi deve avere fame. Deve avere fame anche se ha la pancia piena, cioè deve avere fame anche se ha fatto tanti soldi, e deve essere innamorato del cliente e del proprio lavoro. Io credo che questo e deve avere passione. Dal punto di vista poi più quantitativo, avrà sicuramente un portafoglio che è superiore a quello che ha oggi, medio, quindi penso che ci sarà una concentrazione sui portafoglisti dei 25-30 milioni di euro. Ovviamente poi l'entità del portafoglio non dice nulla, bisogna capire poi cosa c'è dentro, che abbia magari serva meno nuclei familiari o meno famiglie personali, che però abbia magari un supporto di una mandante che gli consente di gestire magari il figlio o nipote di questi loro clienti con delle tecnologie d'avanguardia.
e lo vedo molto bene. Allora, Nicola, io ti ringrazio tantissimo, è stato le risposte, le tue risposte, le mie domande sono state veramente illuminanti e credo che potranno veramente offrire anche agli ascoltatori dell'Imprendi Promotore Podcast suggestioni e stimoli per continuare a migliorarsi e soprattutto per continuare a vincere una sfida che è quella di poter ancora crescere. Quando tu all'inizio di questa intervista citavi la quota di mercato che oggi i consulenti finanziari italiani hanno, che è sicuramente dà ancora ampi margini di sviluppo, se penso agli standard americani dove si parla del 63-65% di clientela che ha come interlocutore il consulente finanziario, ma credo che quanto tu ci hai raccontato e che hai avuto voglia di condividere con noi quest'oggi siano sicuramente informazioni e appunto stimoli per continuare a migliorare il modo di approcciare il mercato e il modo soprattutto di approcciare la professione, una professione che ritengo abbia un grande valore per la clientela, visto che trattiamo e che viene trattato un argomento che insieme con la salute e i figli, il denaro, è un argomento che crea grandissime emozioni. Assolutamente. Bene, grazie ancora e mi auguro veramente di averti ancora qui ospite, magari con una cadenza periodica, perché il tuo osservatorio è sempre un osservatorio molto molto interessante con il quale interpretare proprio le tendenze anche del settore. Grazie, grazie a te Enrico, grazie per tutto il bellissimo lavoro che stai facendo. Grazie a te anche Nicola, ciao. A presto. L'intervista a Nicola Ronchetti di Finer in questa puntata dell'Imprendi Promotore Podcast ha avuto modo di darci, ritengo, delle importanti suggestioni e una bellissima visione sullo stato dell'arte della consulenza finanziaria. Ma soprattutto penso anche ci ha donato importanti stimoli per capire un poco il consulente finanziario che verrà. Anche in occasione di questa puntata, l'augurio è che da quanto avrei potuto apprendere possano esservi stimoli ed elementi nuovi per poter porre immediatamente mano al miglioramento della tua impresa di consulenza finanziaria. Prima di concludere questo episodio, voglio invitarti ad iscriverti al canale YouTube dell'Imprendi Promotore. L'iscrizione al canale YouTube ti riserva la possibilità di rivedere o riascoltare tantissimi contenuti. Ad esempio, potrai riascoltare questo podcast, ma anche tutte le puntate dei due show live che tengo settimanalmente nel gruppo Facebook dell'Imprendi Promotore. L'Imprendi Promo Show e la Peri Promotore. Le puntate che avrai modo di vedere sono puntate che ho registrato per l'intero 2018. Per iscriverti è semplice, vai su YouTube e cerca Imprendi Promotore. Riceverai una notifica ogni volta che caricheremo un nuovo contenuto. Clicca sul pulsantone a destra e ricordati di cliccare anche sul simbolo della campanella a fianco. Ogni volta che pubblicheremo un contenuto sarai avvisato. Per oggi è tutto, io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ciao, alla prossima puntata. Hai ascoltato l'Imprendi Promotore, strategie per far crescere il tuo business con Enrico Florentino. Per informazioni, domande e suggerimenti scrivi a info@imprendipromotore.it.